Amici appassionati di grande ciclismo, benvenuti ancora nella finestra quotidiana sul Giro d'Italia, Velodrome, opinioni a confronto tutte le sere in diretta streaming sul sito web velobike.it. Circa 2 ore fa si è conclusa la frazione numero 9 della Corsa Rosa, edizione numero 97, che ha portato la corsa da Lugo di Romagna fino a Sestola, attraverso un percorso di 172 km, la seconda frazione appenninica che ha visto il successo dell'olandese Peter Benning, che ha preceduto il nostro fin troppo generoso, valuteremo poi dopo nei commenti, Davide Malacarne. A 42 secondi si è piazzato un sorprendente e aggressivo Domenico Pozzovivo. Il gruppo dei migliori è stato battuto allo sprint da un arrabbiatissimo Diego Ulissi, vincitore della tappa di ieri. Poi approfondiremo anche questo motivo della rabbia del corridore livornese, che ha preceduto Rigoberto Urán e tutto il gruppo dei migliori. Maglia rosa ancora saldamente sulle spalle dell'australiano Cadel Evans, che può vantare 57 secondi su Rigoberto Urán, 1,10 su Maika e 1,20 su Domenico Pozzovivo, che ha risalito importanti posizioni nella classifica generale. Anche stasera avremo grandi ospiti in collegamento telefonico. Nel frattempo prego la regia di preparare la prima serie degli spot pubblicitari e di tentare la primo dei programmati collegamenti. Grazie. Non è vero che non si può. Alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo è possibile avere accesso e possibilità di mutui e finanziamento a privati e imprese. E con noi sarete serviti anche il sabato. Apertura sportelli, infatti, dalle 9 alle 12. Banca di Pisa e Fornacette. 8.000 soci l'hanno già scelta. Ogni corsa è una storia. Ogni corsa è sia sofferenza che celebrazione. Ogni corsa spinge lontano i limiti. T6 migliora la tua performance e lo fa attraverso la ricerca e il crafting made in Italy. Il nostro percorso inizia oggi, insieme. Fattoria Pieve Assalti, il benessere a portata di mano. Vacanze da sogno nel cuore delle colline senesi. Gastronomia, fitness, maneggio e tanta bici tra le Crete e la Via Francigena. www.pieveassalti.it. Riprendiamo dallo studio, dovrebbe essere già pronto e attivato il collegamento col nostro primo ospite, uno che di Giri d'Italia se ne intende, avendone 22, Gilberto Simoni. Sei in linea, Gilberto? Sì, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Gilberto e grazie davvero di aver aderito alla nostra proposta. Allora, sicuramente tu te ne intendi di Giri d'Italia. Una provocazione, una domanda provocatoria, non ti sembra al momento un po' troppo attendista la corsa dei big? Beh, attendista. È stato un po' un giro strano, sicuramente insomma le prime tappe sono state un po' difficili e qualche corridore, soprattutto qualche scalatore protagonista, se n'è andato, però pensavo che in un arrivo e salita come oggi qualcuno potesse usare o usare anche a rischiare di mettere davanti la squadra a farla lavorare, non perdere un'occasione del genere. E invece ho visto tanta incertezza. Ecco, soprattutto quella. Noi vogliamo ricordare, tra l'altro, fu un giro polemico, non certo facile per te, ma te a pochi chilometri di distanza, su un'altra montagna, qui vicino a Corno alle Scale, nel 2004, ottenesti un bellissimo successo, attaccando. Ah, sicuramente, insomma, lì ho vinto la tappa, corro le scale, ho vinto la tappa giocavo anche in casa perché insomma la Seco e i patron mi guardavano da vicino, è stata una gioia immensa. Noi però quel giorno lì avevamo già impostato dalla mattina cosa volevamo, insomma, e non abbiamo né atteso né aspettato niente. Poi, come hai ricordato tu, al di là poi che fosse un pochino la zona del vostro patron, mi sembra che quel Giro d'Italia la Saeco avesse una superiorità assoluta nei confronti delle altre squadre. Qui, come hai detto tu, domina un pochino l'incertezza, però piuttosto aggressivo si è dimostrato invece Domenico Pozzovivo. Ma aggressivo sì, però credo che la sua squadra abbia lavorato male, insomma,
questa è un'occasione sprecata e sicuramente è quello che ha usato di più. Non so dove sono finiti tutti questi scalatori, non ne vedo più uno, insomma. Puoi essere più chiaro nello specifico? Qual è secondo te l'errore tattico svolto dalla Gedeser? No, aver lasciato un po', sicuramente questa era una fuga, è una fuga probabile, insomma, è normale che un gruppo così si avvantaggi, però con un arrivo in salita dove puoi giocarti la tappa, puoi decidere, puoi guadagnare dei secondi, la corsa la devi tenere in mano, insomma, non puoi lasciartela andare e aspettare che gli altri facciano il lavoro per te, insomma. Ma a quanto pare di capire, dunque, questa osservazione la rivolgi non solo alla Gedeser, ma magari anche agli altri team, forse al team Sky oppure soprattutto Mega Pharma con Rigoberto Urano, o forse la Movistar con Nairo Quintana. Ma in realtà non ho visto, insomma, su una rivolta così, vedere arrivare 20 corridori tutti assieme, insomma, non mi dà l'impressione che ci sia una superiorità o ci sia... Mi sembra che si stanno tutti accontentando e cercando di portarsi in avanti il più possibile. Tu hai scritto pagine importanti anche sulle grandi salite. Non temi che forse ci sia il timore di affrontare l'ultima settimana e quindi ci vogliono arrivare con energie abbastanza fresche, mentre certa gente sta cercando un pochino una condizione che al momento non può vantare? Può essere, sicuramente io dico che va bene, possiamo dare la colpa un po' alla prima settimana, le tappe al sud sono state difficili e perciò, insomma, in questo momento forse più l'attenzione a cercare un po' di risolvere qualche problema, qualche caduta, a rimpinzare un po' la squadra e trovare nuove energie. L'ultima settimana sarà impegnativa, ma credo che, insomma, se Cadeleon saprà correre, non li vedo queste difficoltà. Tu, Gilberto, vedi Cadeleon il favorito oppure anche te sei un po' come la stragrande maggioranza che punti sul giovane Nairo Quintana? No, non c'è... Io credo che sia un giro già vinto per Cadeleon. Adesso non vorrei portarli male, non vorrei che troppa certezza, però, insomma, è un corridore che se corre in difesa può solo vincere. Senti, non vogliamo abusare della tua disponibilità, ma una domanda, una curiosità ce la devi togliere. C'è qualcuno in gruppo per cui nutri una simpatia particolare? No, sicuramente per Cadeleon, credo che corridore che nonostante un po' il tempo che per lui passi, però, insomma, dimostra sempre la sua grinta, la sua volontà, la sua determinazione. Personalmente seguirai qualche tappa, tipo dalle tue parti, oppure anche spostandosi verso lo Zoncolan? No, sicuramente quando saranno qui in Trentino, la tappa da Panarota, me l'arrivo in salita, sarà sicuramente un'occasione per andare a vederle. Bene, Gilberto, ti ringraziamo infinitamente, non escludiamo, siccome Velodrome, Opinione a Confronto, andrà in onda per tutto il Giro d'Italia, per tutto il Tour de France, che torneremo a disturbarti, previo ovviamente la tua disponibilità. Okay. Grazie e buon lavoro. Ok, grazie a tutti. Bene, davvero Gilberto Simoni, come quando correva, un tipo schietto, deciso, che ama sempre dire ciò che pensa. Adesso dovremmo procedere, qui invito la regia a farlo, con la seconda serie di spot pubblicitari, prima di consultare anche il secondo ospite di giornata. Grazie. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale, agire locale. Banca Popolare di Laiatico. 18 filiali nel cuore della Toscana. Banca Popolare di Laiatico. 6.000 soci, tutti residenti nel territorio. La banca al tuo servizio. La tua banca.
Due ruote fanno girare il mondo. Taddeia Santa Croce, rivenditore Specialized e Piaggio, offre vendite e assistenza bici da strada e mountain bike, bici elettriche e motocicli. Gira il mondo su due ruote con Taddei. Lockman, tecnologia pura. Riprendiamo allora dallo studio. Abbiamo ascoltato sempre con molto interesse Gilberto Simoni e adesso dovremo avere in linea un neo direttore sportivo, Daniele Righi, che fra l'altro credo abbia corso qualche stagione insieme a Gilberto. Daniele, sei in linea? Sì, buonasera a tutti. Buonasera a te Daniele, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Forse non hai avuto modo di ascoltare le parole di Gilberto, però dice che c'è molta incertezza in gruppo, un pochino di tensione, insomma lui era abituato a un ciclismo in cui si poteva fare più facilmente la differenza. Te che hai lasciato la bici diciamo pochi mesi fa, convieni con questa disamina del tuo ex capitano oppure pensi che il ciclismo stia cambiando e che quindi le analisi devono essere un po' diverse oggi? Sì, è vero, secondo me il ciclismo sta un po' cambiando. È tutto, sai, anche i materiali, facevano conto anche i materiali delle bici, non può più paragonare al ciclismo di una volta. Il ciclismo si sta proprio evolvendo, sta crescendo e quindi è una conseguenza anche la preparazione degli atleti si è molto più livellata e quindi è anche molto più alto il rendimento di tutti gli atleti. Daniele, abbiamo sentito ironico ma molto arrabbiato dopo aver tagliato il traguardo Diego Ulissi. Ovviamente non gli ha fatto piacere al mattino essere svegliato così bruscamente. Francamente un'idea condivisibile che va assolutamente rivista nel rispetto dei corridori e della professionalità e della loro professione, proprio nel modo di svolgerla. Però lo abbiamo visto ancora pimpante. Ma a questo punto, visto che uno dei prossimi grandi appuntamenti sarà la cronometro e visto che molti sportivi si domandano se Diego curerà o meno la classifica, allora una prima risposta potrà essere da come curerà la cronometro di giovedì. Secondo voi, insomma, visto che c'è in classifica è bene mantenersi, cosa puoi anticipare a riguardo? Noi viviamo giorno per giorno, non vogliamo mettere troppa pressione a Diego perché è un ragazzo ancora giovane e deve ancora crescere. Bisogna lasciarlo vivere giorno per giorno, non dargli troppa pressione, vediamo a lui quello che riuscirà a fare. La strada e farà il tutto. Certo. Senti, qualcuno al processo alla tappa ha inteso criticare l'atteggiamento della Lampre. Ora, non prenderlo per l'atteggiamento ruffiano nei vostri confronti e magari anche nei tuoi, che siamo legati da una profonda amicizia, però francamente io non ho troppo da discutere, in quanto bene o male avevate Matteo Bono in fuga e casomai la voglia di rincorrere e di riprendere la fuga doveva essere un po' condivisa dal gruppo, cosa che invece non è apparso, non ci fosse tutta questa condivisione. Ho sentito dichiarazioni anche di qualche altro corridore che voleva fare la tappa, ma anche lui aveva messo Pozzo Vivo, aveva messo un corridore in fuga. Allora, se lui voleva fare la tappa, perché hanno attirato dietro? Quando è normale, tutti si cerca di guardare un po' i ragazzi perché il giro ancora è lungo. Noi avevamo già incamerato due vittorie con Diego e tutti lo sapevano che Diego poteva far bene, però insomma ieri sera è andato a letto tardi, stamattina come hai già detto te si era levato presto, era stata un po' una giornata già lunga, alla partenza non volevamo dargli troppo stress, lui ha condiviso la nostra politica e quindi siamo andati avanti su questa strada. Daniele, anche grazie a contributi RAI che ti consentono molti primi piani, ecco, ti stanno facendo particolare pubblicità, ma sicuramente chi ti conosce a fondo sa che sei ottimamente calato nel ruolo di direttore sportivo. Com'è cambiata la tua vita una volta lasciato l'agonismo? Perché bisogna considerare che oltre a questo incarico tu hai anche un altro incarico di un'associazione che intende lanciare la zona della Val d'Arbia, delle Crete Senesi, Tuscany Go,
attraverso la promozione della bicicletta, quindi un doppio impegno. Sì, ho la possibilità di avere in dei momenti di essere a casa, amo questo sport e come lo vediamo in televisione, alle partenze, sulle strade, è amato. Mi ha dato tanto mi fa piacere da tramandare alla gente quello che ho passato e quello che è questo cilismo e quello che noi, che la fortuna che ho io nelle mie zone dove mi allenavo. E assolutamente, poi si parla anche di terreni, strade bianche, palcoscenici assolutamente inediti e incomparabili. Quelli che si prefigge di promuovere l'associazione Tuscany Go. Sì, abbiamo la fortuna di stare in una zona veramente stupenda e tanti ci invidiano, e quindi vogliamo dare ancora più possibilità alla gente di vedere gli scenari che tramanda questi territori. Allora presto andremo a trovare la Lampa in Valdarbia. Vedremo se riuscirò a avere la possibilità di portarli lì. Bene, grazie ancora della disponibilità, ti auguriamo buon lavoro Daniele, e davvero complimenti, trasmettili da parte di Velodromo Opinione a Confronto a Diego, che insomma tiene alto non solo la bandiera della Toscana ma anche dell'Italia, perché con i suoi due successi è l'unico corridore italiano al momento, dopo 9 tappe, a essersi aggiudicato trazione al Giro d'Italia. Grazie e buon lavoro Daniele. Grazie a voi, arrivederci. Bene, ringraziamo dunque Daniele Righi, disponibile ad essere presente in collegamento telefonico con Velodromo Opinioni a Confronto, e dunque invitiamo la regia a mandare la terza serie di spot pubblicitari, perché oggi avevamo Marco Francia inviato proprio sulle strade del Giro d'Italia. CZ Sport presenta la calza brevettata Compression Zone. Sforzi importanti richiedono tempi di recupero lunghi. Le calze Compression Zone permettono un più veloce recupero, come dimostrato da studi medici pubblicati effettuati su atleti di varie discipline. Un'interessante novità per l'estate è il calzino corto per il ciclismo su strada. Per maggiori informazioni visita il sito www.compressionzone.com. Lucarelli Piante, allestimento giardini, vendita piante ornamentali e da frutto. Lucarelli Piante è a Perignano in via Livornese Ovest 17. Realizza il tuo sogno verde. www.lucarellipiante.it. Ristorante Pizzeria Antico Masetto, il ristorante di tutti gli sportivi. Ristorante Antico Masetto, a Lamporecchio, ai piedi del mitico San Baronto. Tutti i giorni, escluso il giovedì, sono buoni per gustare le specialità di carne e di pesce. Antico Masetto, telefono 0573 82 118. Riprendiamo dallo studio Velodrome Opinioni a Confronto. Dunque, come annunciato, oggi avevamo un inviato speciale che gli amici di Velobike sono abituati a sentire la sua voce qui tutte le sere in diretta streaming. Marco Francia, chiedo se è collegato con noi. Sì, sono con voi. Ciao, ciao a tutti gli amici di Velodrome. Marco, allora, non so se stai viaggiando, se qualcuno ti funge da autista, ma a questo punto... Mi sono fermato. Sono sulla strada del ritorno a casa, ma mi sono fermato. Allora, leggici per cortesia quello che racconta il tuo taccuino di bordo. Come? Scusa, non ti ho sentito. Ti invito a leggere quello che è scritto in questa intensa giornata sul tuo taccuino. Sì, ho segnato insomma che la tappa è andata un po' come ci si poteva aspettare, con la fuga che è riuscita ad arrivare al traguardo, con gli uomini di classifica che si sono un po' guardati, fatta eccezione per Pozzovivo che ha avuto il coraggio di attaccare su Pian del Palco, il punto più duro di tutta la tappa. Nessuno si è accodato al Lucano, che è riuscito a guadagnare un po' di secondi, una trentina di secondi sugli avversari. Diciamo che all'arrivo c'è stato poco modo di parlare con i corridori, perché insomma, come solito in queste occasioni, sono subito scappati per raggiungere i pullman, per tornare insomma negli alberghi. Ho avuto
avuto modo però di vedere una scena particolarmente interessante. Ha vinto un correttore dell'Orica Green Edge, l'olandese Winning, ma al traguardo sono arrivati ultimi tre suoi compagni di squadra, Matthews, Hepburn e Darbridge, con quest'ultimo che insomma stava veramente male. È stata una scena parecchio forte, si è quasi messo a piangere dal dolore, e questo per dire quanto nel ciclismo si possa vedere anche all'interno della stessa squadra scene di grande gioia e scene di intenso dolore come quelle di questo protagonista Darbridge. Ah, assolutamente, forse li abbiamo visti anche televisivamente, anche se magari l'attenzione era concentrata sulla ex maglia rosa Matthew, che effettivamente aveva avuto un incidente. Il dolore quindi era solo un dolore fisico, quello a cui alludevi tu. Sì, esatto, Darbridge stava proprio male, non so, insomma, non aveva ferite importanti, ma probabilmente un dolore di stomaco, una piccola gastroenterite, ha anche vomitato lì sull'arrivo. Matthews, sì, so che ha avuto un incidente, comunque già ieri ha dimostrato di non avere più quello spunto che aveva nei giorni precedenti, forse insomma ha pagato un po' gli sforzi della prima settimana del giro. Marco, guardiamo avanti, secondo te è significativo l'allungo di Pozzovivo, o forse, come ha voluto descriverlo Gilberto Simoni nel corso del primo intervento, può trattarsi addirittura di un errore tattico? Ma io penso che voglia dire che Domenico sta bene. Io non credo che sia stato un errore tattico, lui è da recuperare tanti secondi sugli avversari ed è giusto che si provi ad attaccare. Era una salita che si addiceva alle sue caratteristiche, perché lui comunque sul passo va abbastanza forte, infatti negli ultimi 4 chilometri dietro non gli hanno recuperato quasi niente, nonostante fossero in parecchi. Ha scalato un po' di posizione in classifica, il suo obiettivo è entrare nei primi 5 e provare a vincere una tappa. Certo, magari oggi, vedendo com'è andata, poteva provare a far lavorare un po' più la sua squadra, che invece aveva impegnato ieri, e poi provare a fare quell'attacco lì. Ormai ha attaccato quando ormai era impossibile raggiungere Malacarne e Winning. All'interno della nostra redazione, al di là delle simpatie che tu propendi un pochino per favorire come simpatia la fuga, io invece al contrario mi piace vedere sempre primatori svolgere il ruolo di primatori, però tu eri uno di quelli che sostenevi che Cadel Evans forse la terza settimana potrebbe pagare. Con il passare dei giorni invece l'australiano acquista sempre maggior credibilità. Resti della tua idea? Ma io non, insomma, ci sto pensando molto in questi giorni alla mia idea. Resto convinto che Evans sicuramente, rispetto a un Quintana, o anche a un Uran, pagherà di più la terza settimana. Però rispetto al giro dell'anno scorso, in cui andò in crisi nonostante furono tagliate le tappe più dure, c'è da dire che Evans quest'anno si è preparato specificatamente per il Giro d'Italia, mentre l'anno scorso era venuto al Giro con l'idea poi di fare il Tour. Al Tour poi andò molto piano, e in più insomma c'è da considerare che in BNC quest'anno c'è un direttore sportivo come Piva molto preparato, l'abbiamo visto gli anni scorsi alla Katiuscia, e sicuramente quello è un valore aggiunto che non andrà sottovalutato. Evans adesso sta correndo benissimo con tutta la sua squadra, la prova della terza settimana non è detto che riesca a superarla, però non do più così per scontato che crolli. Secondo me non vincerà lui il Giro, però comunque sul podio ci potrebbe salire tranquillamente. Condivido la tua disamina sul valore di Valerio Piva. Bene Marco, noi ci sentiremo domani, sarà un punto di riflessione, approfitteremo del giorno di riposo. Grazie e buon rientro. Grazie a voi, buona serata. Per quanto riguarda la regia, la invito a dare l'ultima serie di spot pubblicitari, dopodiché passeremo ovviamente alla chiusura. Grazie. Carrozzeria Cascinese, gestione sinistri con assistenza legale, auto di cortesia, restauro auto d'epoca, tagliandi, officina meccanica e servizio pneumatici di tutte le marche. Noleggio furgoni ATP e auto anche per cerimonie. Carrozzeria Cascinese, la tua carrozzeria di fiducia. Via Piemonte 4, Cascina Pisa. Telefono 050 70 14 12. www.carrozzeriacascinese.it. IncoSport, integratori per lo sport. Garanzia, trasparenza, massima qualità al miglior prezzo. Prova la differenza. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi di ciclo. Visita il sito www.incosport.it. IncoSport, qualità tedesca, passione italiana. Un paio di magliette, infradito e un pareo. Il posto giusto delle vacanze, della mia bici.
il tempo di chiudere anche questa puntata domenicale di Velodrome Opinioni a Confronto. Domani giornata di riposo al Giro d'Italia, ne approfitteremo per fare un pochino un bilancio di questa settimana nella quale abbiamo viste di tutti i colori e molte vicende veramente che con l'agonismo hanno avuto a che fare indirettamente, hanno tolto dai giochi molti protagonisti. Poi sono arrivate le due frazioni appenniniche davvero belle, intense e interessanti. Noi domani sera torneremo nel nostro salottino quotidiano sempre alle 19.30, sempre con grandissimi ospiti. Appuntamento a domani, buon pomeriggio a tutti gli amici di Velodrome Opinioni a Confronto. Grazie.